Allora, benvenuti. Vediamo stasera come si può fare, partendo da una silhouette, una statua, diciamo un esempio di statua che è abbastanza credibile, vedete che è in una maniera anche abbastanza elementare, quindi senza neanche insomma, senza avere troppe competenze di Blender. Allora, qui tutto si basa sul fatto, adesso vi faccio vedere, se abbiamo una immagine, questa silhouette, che adesso vedremo come fare su Blender, però prima illustreremo il meccanismo. Quindi per illustrare il meccanismo vedremo che in Blender cosa faremo? Tracopieremo questa immagine, quindi semplicemente cosa faremo? Cercheremo di... Eccolo qua, prendiamo un po' il pennarellone, di... Prendere, vedete, una serie di punti, no, di questa silhouette. Adesso io lo faccio qua schematicamente su questo disegno, ma poi vedremo che tutta questa operazione la faremo poi anche in Blender. Quindi prendiamo qua, poi facciamo la testa, questa testa qua, anche abbozzata, non importa. Ecco. Insomma, in questo modo noi tracopieremo, vedete che stiamo facendo una serie di punti che descrivono su per giù la statua. Poi in realtà quello che si farà sarà quello di cercare di unire questi punti in quadrati, quindi prendiamo 1, 2, 3 e 4, ecco, vedete che faremo dei quadrati così, poi faremo sempre dei altri quadrati e cercheremo praticamente di completare tutta questa struttura con una serie di quadrati di questo tipo. Ecco, tutti questi quadrati qua alla fine completeranno il nostro schema. Aggiungeremo alcuni modificatori magici e avremo fatto la nostra statua. Benissimo, allora andiamo in Blender. Quindi ci apriamo il nostro Blender. Aspettate. Dunque, eccolo qua il Blender. Ok, allora da qua la prima cosa da fare è bisognerà procurarsi la background image. Allora, le immagini background si vedono soltanto se siamo in prospettiva frontale e ortonormale e non certo in prospettiva. Quindi dobbiamo fare, cominciamo ad andare in 1, 5 del tastierino numerico, vedete? E magari visualizziamo anche i tastini che abbiamo fatto, quindi 1 abbiamo detto e 5, 5 per andare in orto, in modo tale che questa sia scritto orto. Allora, quando siamo così possiamo aggiungere una background image, aggiungiamo l'immagine, eccola qua, l'immagine la carichiamo dal nostro C e prendiamo questa qua, anime blu, vediamo un po' se lei, no, questa qui era un'altra immagine che avevo fatto, TGA, devo prendere la versione TGA, quindi... Anime blu, carichiamo un'altra immagine, quindi animeblu.tg, ecco, questa qui è l'immagine di partenza, che magari vedete che è un pochino troppo allungata, quindi possiamo cambiare eventualmente il no, questo sposta la dimensione. No, vabbè, facciamola così, al limite poi la restringiamo poi dopo. Allora, una volta che abbiamo questa immagine dobbiamo prendere un noi abbiamo il nostro cubo, vedete? Che infatti appena lo giriamo sparisce l'immagine, quindi dobbiamo tornare in 1. Lo cancelliamo e aggiungiamo vabbè, un piano. Questo lo allineiamo alla vista, questo. E poi questo piano che abbiamo visualizzato, prendiamo Z per vederlo, quindi anche lo sfondo. Andiamo in tab e cominciamo a
posizionarlo sulla nostra. Quindi faccio il tasto destro, mi prendo i punti e comincio a fare l'inizio. Quindi abbiamo fatto praticamente un primo quadrato, insomma, che mi c'è quadrato, un oggetto con quattro lati. Da qua poi premo qua e continuo a cercare di fare a seguire il mio contorno. Per farlo premo col tasto destro il punto di inizio e poi con CTRL tasto sinistro continuo a premere gli altri punti. Visto che mi daranno fastidio le frecce, vado qua e tolgo la visualizzazione delle frecce in modo tale che posso andare col CTRL e tasto sinistro del mouse. Mi faccio praticamente la silhouette. Vedete, mi faccio la silhouette. Qui non è importantissimo essere precisissimi, basta non fare orrendità. Ok? Poi partiamo da qua, finiamo, quindi ho premuto il tasto destro perché ho partito da un'altra radice, faccio CTRL e cerco di seguire la silhouette di qua. Poi risalgo per fare la silhouette della donna. Qui vedete che vado in maniera abbastanza approssimativa. Continuo ad andare avanti. Devo praticamente fare un po' il tracopiamento di questa silhouette. Fino ad arrivare praticamente a chiudere qua. Quindi, ok, abbiamo fatto questo, poi facciamo anche questo pezzo qua che è. Ah no, qui CTRL Z, dobbiamo non avere niente selezionato e poi facciamo CTRL tasto sinistro per aprire, vedete, questo qui che è il braccio. Ok, a questo punto dobbiamo cominciare a fillare. Fillare vuol dire proprio l'F della tastiera, quindi vedete che qui abbiamo già fillato questo pezzo qua a sinistra. Facciamo Z così vediamo ciò cos'è che abbiamo già fillato. E poi andiamo a chiudere, quindi selezioniamo tasto destro questo, Shift tasto destro per selezionare anche quello, F, uniamo questi due punti. Poi, visto che sono selezionati questi due, selezioniamo col tasto destro ancora questo e facciamo F e vedete che abbiamo fatto una faccia. F vuol dire fila, quindi anche la faccia. Clicchiamo questo, filliamo, questo, filliamo, questo, filliamo. Cerchiamo di fare tutti dei quadrati, perché il quadrato è la forma perfetta, quadrati, cioè a quattro lati. Quindi, laddove vedremo che a un certo punto non ce la faremo più a fare quadrati, rettangoli, quindi dovremo fare un po' di trucchetti, nel senso che qui, ad esempio, il numero di punti non è proprio uguale, però si può, da dove sono di più, li selezioniamo, questo, filliamo, così abbiamo sempre 1, 2, 3, 4, che va bene, e andiamo avanti. Allora, questa tecnica è utile perché ci permette di fare abbastanza in fretta l'unione di queste cose. Allora, qua uniamo F, vedete, F dipinge anche quello che manca. E poi facciamo, continuiamo a fillare. Ecco, 2, 3, 4. Abbiamo fillato. Qua facciamo 1, 2, 3, 4. Filliamo, 2, 3, 4. Filliamo, quello lo lasciamo vuoto. E qua facciamo 1, 2, 3, 4, filliamo, 2, 3, 4, sempre a gruppi di 4. Questo è da dove, ecco, abbiamo fatto così, filliamo, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Poi qui abbiamo, come fatto così, possiamo fare 1, 2, 3, 4 e
E poi infine questo, vabbè, è un triangolo, ce lo teniamo. È meglio non avere triangoli in pratica, però insomma, se non possiamo fare altrimenti. 3 e dunque qua ci conviene magari fare qua, F, poi 1, 2, 3, 4, F, 2, 4, F, 4, F. Ok, vedete che abbiamo fatto praticamente, abbiamo seguito un po' la silhouette. Ora, a questo punto questa silhouette vedete che è praticamente piatta, quindi come facciamo a renderla un pochino più meno piatta? Premiamo il tasto 3 per vederlo di profilo, vedete che tutti i punti sono qua. Facciamo AA per selezionare tutti i punti, siamo sempre in edit mode, e facciamo un'estrusione di tutti i punti, vedete, per dargli un po' di spessore. Quindi estrudendo tutti i punti si ottiene, vedete che abbiamo ottenuto, abbiamo dato una tridimensionalità e questa, diciamo, sarebbe la nostra statua. Vedete che è molto molto squadrata, quindi non è il massimo, non è il tipo quello che abbiamo visto prima. Però cosa possiamo fare a questo punto? Andiamo sulla magia dei modificatori, quindi andiamo sulla chiave inglese e aggiungiamo questo bellissimo subdivision surface. Vedete che aggiungendo subdivision surface a due livelli otteniamo già un effetto carino. Qui ci conviene, però vedete che si vedono però tutte le faccine, non è molto bello. Quindi per evitare questo effetto andiamo sempre in edit mode, selezioniamo tutte le facce e ci ricordiamo di mettergli lo shading a smooth. Okay? Quindi vedete che abbiamo l'effetto, un effetto abbastanza caruccio. Qui andiamo in Object Mode, quindi facciamo Tab. Ok, vedete che c'è, in realtà c'è un piccolo difetto lì, vediamo un po' se riusciamo a risolverlo. Ah, quello è dovuto al fatto, qui forse converrebbe aggiungere qualche punto. Vabbè, adesso non ve lo faccio vedere, però se volessimo fare una cosa migliore come qualità, o ci teniamo o togliamo l'effetto di smooth che abbiamo visto prima, quindi torniamo flat, che magari, vabbè, adesso per questo video va bene così. Altrimenti se volessimo tenere in modalità smooth, che è comunque graziosa, dovremmo poi lavorarci sopra, cioè aggiungere dei punti. Qui in realtà abbiamo preso veramente troppo pochi. Però dovevamo partire dalla silhouette originale. Ok, teniamola così. E controlliamo, prima di fare qualunque cosa, le normali. Quindi per controllare i normali andiamo su, qui siamo sulla parte display, vediamo se troviamo, eccolo qua, normali. Ecco, vedete, dobbiamo accertarci che i normali siano tutte verso l'esterno, vedete che non è proprio così. Quindi cosa facciamo? Facciamo Ctrl N per garantirci che le normali siano tutte verso l'esterno. Poi accertiamoci in qua che di aver applicato, applichiamo il modificatore di subsurf e andiamo a contare le facce. Vedete che abbiamo 1864 facce, quindi questa cosa occuperà qualche prima, 5-6 prima suppongo. Però è fatta bene. Allora cosa facciamo? Andiamo in Object Mode e facciamo un bellissimo export con l'ADA della selezione e esportiamo, diciamo, animeblu.dai. Ok. A questo punto andiamo nel nostro mondo virtuale, facciamo l'upload mesh model c animeblu.dai. Eccolo qua, vedete che, vabbè, si vedono le faccine, quindi quello si potrebbe, volendo, si potrebbe poi eliminare, ma per il momento teniamolo così ai fini di questo esercizio. Abbiamo un pochino di vertici, quindi verranno un pochino di prima. Chiamiamo anime blu.
anime blu, facciamo calculate weight and fee. Ok, dice 63, in realtà non fatevi fregare perché questa è alta una ventinaio di metri. Se lo riportiamo un po' più basso sono un pochino meno di 63 prime. Ma teniamolo pure così, anime blu così, facciamo upload, facciamo l'upload di questa. In realtà questa qui che ho fatto vedere prima occupava molti meno prime perché non è qui, sono andato a un livello maggiore di risoluzione nel subsurf. Vedete che perché occupa tanti prime? Perché è grossa così. Infatti se lo vediamo questa cosa qua occupa ben 64 prime. Ma noi possiamo ridurla, la riduciamo alle dimensioni più o meno. Ecco, quindi più o meno delle dimensioni nostre, e vediamo che sono solo 11 prime, che direi che comunque va già bene. Vedete che questa occupa più prime, pur avendo la sfaccettatura, perché, ripeto, prima ho fatto una subsurf a livello 2. Invece questo l'ho fatto subsurf a livello 1, che come vedete però è già sufficiente. Ora, questo abbiamo detto 11 prime, per ottenere un effetto simile a quello è sufficiente che nello shininess li metta high. E vedete che ho ottenuto questo effetto che è comunque simile a quello. Se voglio rincicirla un po', posso comunque allargarla un po' e quindi dargli ulteriore tridimensionalità. E quindi ho ottenuto questo effetto. Poi gli posso dare full bright o meno, a seconda della cosa, oppure il glow. Ecco. E quindi in questo modo riesco a ottenere dei... qui vedete che in realtà lo giro, così ottengo più o meno la stessa cosa dell'altra. E così sono riuscito a ottenere una statua. Vedete la differenza fra avergli fatto, esserci riuscito a fargli lo smooth... Vedete che le facce non si vedono, oppure senza smooth si vedono tutte le facce. Quindi l'ideale è riuscire a fare lo smooth. Adesso qui non siamo riusciti a farlo perché sennò avremmo avuto un effetto bruttino, che magari possiamo anche vedere qual è l'effetto bruttino. Dobbiamo fare CTRL-Z. Non ce la faremo mai. Vabbè. Allora, per la prossima volta, per vedere bene come aggiustare questi effetti. Un momento, vi lascio. Buona serata. Ecco, vedete, ho rifatto in realtà l'import semplicemente applicando lo smooth, che prima andava dei difetti, ma in realtà i difetti erano dovuti alle tangenti, ho scoperto. Quindi vedete che in realtà ottengo a parità di prim un effetto molto e significativamente interessante. Cioè questo è la stessa statua senza aver fatto lo smooth dello shading, e questa è la statua invece dove ho fatto lo smooth. Vedete che il numero di facce in realtà sarebbe lo stesso, ma essendo smoothate riesco a ottenere un effetto molto molto più interessante. Quindi ecco che abbiamo la nostra statua. Questa statua, ripeto, è un pochino più prim rispetto a quella che ho fatto prima, perché questa è fatta solo con 3 prime, questa abbiamo detto sono 12 prime, 11, questa qui è 11, perché in realtà vedete che il numero di facce di queste sono molte di più, mentre questa si intuisce che il numero di facce è molte di meno. Qui, ce ne sono, qui vedete che ci sono già una decina di facce, e qui invece ce ne sono solo 4 o 5. Ok, allora questo in realtà è veramente tutto. Vi saluto. Salve.